Sataro Fukiage è stato uno stupratore omicida seriale giapponese che ha finito per uccidere almeno 7 donne e ne ha violentate oltre 100. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Anche oggi parleremo di un caso di cronaca giapponese, ma ci sposteremo un po' nel passato. Infatti parleremo di questo uomo, tale Sataro Fukiage, che è nato a Kyoto nel 1889. Sataro fu costretto dalla famiglia a lavorare all'età di soli 9 anni. Ha avuto dei rapporti sessuali con una donna di circa 17 anni, quando lui ne aveva solo 11. Tuttavia, questo rapporto avrà delle ripercussioni per quanto riguarda il suo lavoro, dal momento che verrà licenziato proprio per aver fatto sesso con lei. È stato poi arrestato per furto all'età di 12 anni. La cosa interessante in merito a questo criminale è che ogni occasione che lui aveva per andare in carcere la utilizzava per studiare, forse perché era difficile per lui avere accesso a libri o comunque poter studiare, dato che non proveniva da una famiglia benestante, e quindi forse quello era l'unico momento in cui lui poteva mettersi sui libri. Infatti ha dimostrato nel giro di poco proprio le sue capacità di imparare, tant'è che in soli 2 mesi che era rimasto in carcere la prima volta a 12 anni era riuscito a imparare i concetti base della matematica e anche il katakana. Poco dopo il suo rilascio è stato nuovamente arrestato per furto e potete immaginare quali siano state le motivazioni che lo hanno portato a rubare. Anche lì aveva dei problemi economici e doveva in qualche modo poter mangiare. In quell'occasione è finito nuovamente in carcere e questa volta si è dedicato allo studio del cinese classico. Uscito di galera ha poi avuto dei rapporti sessuali con una donna di 54 anni, quando lui ne aveva solo 17. Dietro questo rapporto vi era un compenso economico. Come potete vedere da queste immagini, era un uomo affascinante, attraente, e quindi riusciva a guadagnare lavorando come una sorta di gigolò. Ben presto tuttavia si trasformò da gigolò in stupratore, finendo per violentare una bambina di 11 anni. Qui alcune fonti in giapponese dicono che si trattasse della stessa figlia di questa 54enne. Io qua non posso averne la certezza perché fonti diverse dicono cose diverse, anche confrontandomi con siti giapponesi. Si tratta di un caso piuttosto vecchio, quindi ci sta che le informazioni non siano del tutto precise. In ogni caso vi racconto anche questo fatto. Il 24 settembre del 1906 ha violentato e ucciso anche un'altra bambina di 11 anni, questa volta al Kinkakuji, che penso che tutti voi conoscerete, il Tempio d'Oro di Kyoto. Finito nuovamente in carcere, ancora una volta ha iniziato a studiare. Questa volta infatti la sua permanenza in carcere si è prolungata per un lasso di tempo decisamente maggiore, dal momento che è stato rilasciato poi nel 1922, quindi è rimasto in carcere 15 anni sostanzialmente. Si è dedicato allo studio di Confucio, Socrate, Aristotele e anche Nichiren. Una volta uscito di galera, appunto nel 1922, ha cercato di trovare un impiego e è riuscito anche a trovare un lavoro, tuttavia per via delle sue precedenti condanne è stato poi licenziato quando è stata scoperta la sua identità. Nell'aprile del 1923 è stato nuovamente arrestato per aver molestato questa volta una bambina di soli 4 anni. Questo arresto tuttavia durò solamente pochi mesi e nel giro di poco Sataro era di nuovo a piede libero. Tra il giugno del 1923 e l'aprile del 1924 violentò e uccise 6 ragazze di età compresa tra gli 11 e i 16 anni e il 28 luglio del 1924 è stato poi arrestato. Confessò 13 omicidi, ma in seguito ritrattò, insistendo sul fatto che aveva ucciso solamente 6 ragazze e che un agente di polizia gli aveva fatto delle domande provocatorie che lo avevano portato a fare delle confessioni che in realtà non corrispondevano alla realtà dei fatti. In ogni caso è stato infine processato per 3 di questi 6 casi
ma non si conosce in realtà il numero esatto delle sue vittime. Come vi dicevo all'inizio, lui aveva sostenuto di averne fatte fuori di 13, quindi diciamo che non c'è una certezza su questo numero. Sataro era convinto che sarebbe stato condannato alla pena di morte, una pena che lui considerava nobile. Prima della fine dei suoi giorni lui aveva come questa esigenza di poter dire qualcosa, perché secondo lui durante tutta la sua esistenza la sua voce non era mai stata ascoltata. Ha espresso comunque questa sua volontà durante tutti i processi e la possibilità di terminare questo suo libro, che ha poi finito per intitolare La strada. È stato condannato a morte il 17 maggio del 1925 e in seguito la Corte Suprema giapponese ha confermato la sua condanna il 2 luglio del 1926. Fu giustiziato per impiccagione il 28 settembre del 1926 e i media, che sono andati poi a riportare la notizia, si sono riferiti alla sua morte come morto nobilmente, a differenza di molti altri prigionieri. Qua non capisco benissimo che cosa si intende per morire in modo nobile, forse il modo in cui lui era riuscito a terminare il suo libro o il fatto che lui non si sia lamentato del destino a cui andava incontro. Non è chiarissimo il perché i media si siano riferiti a questo caso in questo modo, ma in ogni caso una cosa che volevo segnalarvi prima di chiudere questo video è che nel suo libro, appunto La strada, lui faceva una richiesta molto diretta a tutti i genitori. Diceva di prendersi cura dei propri figli e di non farli crescere in povertà. E veramente questo mi ha aperto tutto un dibattito che, anche se ci sono veramente poche informazioni su questo criminale, mi ha fatto veramente pensare, mi ha fatto pensare come se per caso questo uomo non fosse vissuto in povertà, magari la sua vita sarebbe stata ben diversa, magari non sarebbe stato costretto a rubare, magari non sarebbe mai andato a vendere il proprio corpo dietro compenso. Non possiamo saperlo, anche se magari non fosse stato violentato, perché lui comunque ha iniziato a lavorare a 9 anni, quindi lui era praticamente in strada quando era molto giovane, erano anche anni diversi, si sa. Però magari se lui non fosse entrato proprio nel mondo degli adulti, quindi nel mondo del lavoro a quell'età, magari non avrebbe mai incontrato quest'altra donna di 17 anni con la quale ha avuto questo rapporto a 11, che poi gli ha fatto perdere il lavoro. È come se tutta la sua intera esistenza sia stata una specie di domino. Io di recente ho visto anche questo film chiamato Butterfly Effect. Mentre vedevo questo film proprio mi rimmaginavo questo caso, perché sembra veramente che ogni piccola decisione, ogni piccola azione che lui ha subito o gli è capitata ha finito per avere delle ripercussioni sull'uomo che poi è andato a diventare. E non lo so ragazzi, questa era ovviamente la mia opinione, che è sicuramente opinionabile. Su questo caso, come vi ho detto, vi sono poche informazioni, quindi possiamo solamente basarci su l'idea appunto che questo caso secondo me rappresenta, perché a livello comunque sociale anche psicologico è veramente interessante il profilo di questo Sataro. Io come sempre vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo video. Se vi è piaciuto vi chiederei di lasciare un mi piace, commentare qui sotto con la vostra opinione in merito a questo caso, e spero di vedervi molto presto e nel prossimo. Un saluto da Seba, ciao.